gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia. Quello che tanto amava, una delle donne più vive e concrete dell'ultimo secolo. Una stella in terra, come qualcuno l'ha definita, in uno spazio infinito che lei adorava. Atea, agnostica, reale, concreta, tanto da rinunciare all'operazione dicendo che non voleva rubare attimi alla vita e specificando che serve vivere così 5 anni soffrendo. Insomma, una donna da cui molti avevano da imparare e da cui molti speriamo abbiano preso spunto. Ricordata anche al Gay Pride, dove a suo tempo aveva fatto arrivare un suo messaggio. Chiaro, troppo semplice, ma più cristiano di quella cristianità di cui molti si riempiono la bocca. L'amore è amore, senza distinzione di sesso, ha detto, dimostrando una lucidità intellettuale più luminosa ancora di quelle stelle che tanto amava. Lei guardava l'universo, guardava un confine che molti non possono neppure immaginare, perché aveva la saggezza delle persone giuste, di quelle senza mezze misure ed eque. Poteva davvero guardare le stelle e sicuramente era ricambiata. Le stelle guardavano lei, che sulla nostra povera antica stella risplendeva come risplendono le persone che non hanno ombre. Nessuno sfoglierà più Margherita, ma i suoi petali svolazzano qui e là nell'universo. Speriamo che qualcuno li possa raccogliere. Per raggiungerti adesso.